Allora, quasi tutti i principali eventi della storia contemporanea hanno in Italia un loro sito: la prima guerra mondiale, la guerra fredda, la seconda guerra mondiale, l'Ennato, il portale dei deportati, eccetera. La tipologia di storia che compare da questi siti è la storia venemenziale, cioè più che altro si parla, raccolta di dati e informazioni prevale sull'interpretazione dei fatti. Quindi anche qui si afferma una visione di internet quale mezzo attraverso il quale reperire informazioni piuttosto che come strumento di dibattito. Nello stesso tempo, nei pochi siti, qui ho aperto questo sulla Seconda Guerra Mondiale, che hanno la possibilità di commento, si discute di politica e non di storia. Faccio l'esempio, il celebre discorso di Winston Churchill ha un commento, le ultime ore di Hitler hanno 12 commenti, adesso ve ne apro uno. Qui bisogna trovare chi se ne frega meglio gli ultimi giorni delle vite di quel bastardo, cosa fare, eccetera, eccetera. Sicuramente è una stata una più mostruosa, ma lui doveva sopravvivere, vergognati, eccetera, eccetera. Cioè, non stiamo parlando di storia, ma di qualcos'altro.